Prego, onorevole Bassolino. Sì, grazie. Io vorrei innanzitutto esprimere davvero il mio più sincero e convinto apprezzamento per questa iniziativa, sia per quello che riguarda il metodo, il coinvolgimento, una consultazione attiva, sia per quello che riguarda il merito, perché parliamo di questo straordinario edificio che è l'Albergo dei Poveri. Che è davvero un luogo straordinario, tra l'altro, per quello che mi riguarda, anche proprio sul piano dei sentimenti, avendo fatto ginnasio e liceo a Garibaldi, proprio di fronte all'Albergo dei Poveri. Io vorrei innanzitutto fare questa considerazione. Sono state affacciate in questi mesi, in questi anni, diverse proposte e ognuna ha un suo fondamento. Parliamo in primo luogo di un edificio grandissimo. Per essere più esatti, sono 100.000 metri quadrati, 50.000 pienamente utilizzabili, e altri 50.000 tra vestiboli, scale, aree scoperte. Quindi noi dobbiamo avere bene la dimensione e anche le sue diversità e differenze interne. Si è parlato di un'ipotesi che ha un suo grande fascino, quella di trasferire l'archivio di Stato. È una proposta impegnativa, però io credo molto complicata per ragioni tecniche e per ragioni storiche. Invece, per quello che riguarda l'archivio di Stato, io sostengo una tesi che ha, io penso, una sua validità molto forte, e vorrei segnalare alla ministra Carfagna e al ministro Franceschini, che ha su questo una competenza specifica, il grande problema del Banco dei Pegni, appartenente storicamente al Banco di Napoli, oggi di Intesa San Paolo. E segnalare il tema che venga acquistato dallo Stato per ampliare, così come è necessario fare, l'archivio di Stato, e tenendo conto che l'uno e l'altro edificio assieme, l'archivio di Stato attuale e il Banco dei Pegni, che può essere acquisito ed acquistato dallo Stato, sono un complesso unico. Il grande complesso storico di San Severino e Sossio. E quindi per l'archivio storico ci può essere una soluzione giusta. Per quello che riguarda l'Albergo dei Poveri e Palazzo Fuga, io penso che la dimensione è tale. 100.000 Senta, metri quadri, secondo 50.000 pienamente utilizzabili, tutti quanti assieme, da potersi pensare a più utilizzazioni, ma a mio avviso ci vuole però una grande scelta centrale. Assieme poi a una grande scelta centrale, diverse altre localizzazioni, ma una grande scelta centrale. Una grande scelta centrale può essere lo spostamento della Biblioteca Nazionale da Palazzo. È una delle grandi tesi in discussione. la inviterei a chiudere, per piacere. La Biblioteca Nazionale di Napoli ha 2 milioni di volumi e attualmente in 22.000 metri quadrati. Dentro la Biblioteca Nazionale c'è anche un patrimonio unico al mondo come i papiri di Ercolano.
Si tratta dunque, se pensiamo allo spostamento della Biblioteca Nazionale, di poterla utilizzare pienamente e anche ampliandola, così come è stato suggerito da alcuni importanti storici, ieri e oggi, per poterla ampliare con tutto quello che è stato pubblicato in Italia. In questo modo, biblioteca... Devo invitarla a chiudere per piacere. E pubblicare tutto quello che è stato pubblicato in Italia significa fare della Biblioteca Nazionale di Napoli la più grande biblioteca italiana. E questo può essere il corpo centrale dell'albergo Debo. Assieme a altre attività culturali, e chiudo, e iniziative in parte esistenti già e che possono e debbono essere valorizzate, come iniziative di attrezzature sportive e di inclusione sociale, anche tenendo conto della origine storica e delle finalità di questo edificio straordinario. Dunque, un grande corpo centrale e più iniziative possono essere, a mio avviso, una scelta giusta sulla quale si riflettere. E in ogni caso, grazie. E di nuovo grazie. Ci scusiamo se siamo così rigorosi nella richiesta di rispettare i tempi, ma le domande di intervento sono davvero tantissime. Grazie, buon lavoro. Grazie mille, dobbiamo rispettare i tempi. Grazie davvero. Grazie, buon lavoro. Faccio io. Il segretario generale Nastasi mi ha chiesto di intervenire dopo. Non dovrebbe essere.